Sappiamo già che alla realizzazione dei primi giardini Zen non vi era presenza di alcuna pianta. Questo perché le rocce, la sabbia e in genere un paesaggio semplice bastava a garantire la pace e la tranquillità ricercata dai monaci per la loro meditazione. Tuttavia, con l'evoluzione dei giardini fu necessaria la presenza di più decorazioni e adornamenti per la struttura Zen. Si pensò così alla vegetazione. L'elemento vegetale oggi ha un forte valore simbolico all'interno dei giardini e si va perfettamente ad armonizzare e integrare con gli altri elementi costitutivi del giardino. La prima forma di vegetazione che venne inserita fu il muschio, che veniva adagiato sulle rocce, sulla sabbia o addirittura tralasciato qui e là, sparso per tutto il giardino. Successivamente vennero accuratamente inseriti gli alberi e gli arbusti. Quest'ultimi venivano scelti per il loro significato e venivano disposti in maniera armonica. Oggi l'eleganza e la sinuosità di tutto il paesaggio naturale che è possibile ammirare in ogni giardino Zen è assolutamente suggestivo e di grande effetto. Per la realizzazione di un giardino Zen è importante la scelta delle piante, scelte in base alle loro caratteristiche, alla loro forma e al loro significato, perché ne va dell'armonia dell'intero operato. Si accostano ad alberi a crescita lenta o addirittura piccoli, alberi a crescita veloce o visibilmente alti e slanciati. Si accostano alberi maschili ad alberi femminili. Quelli maschili hanno una forma slanciata, possente, imponente, spigolosa. Quelli femminili sono più bassi, tondeggianti, dalle forme docili ed esili. Possiamo così classificare le piante di un giardino Zen in tre modalità. Piante maschili. La tradizione vuole che siano le piante maschili ad aprire il giardino e a posizionarsi all'ingresso, ma vuole anche che sia una pianta con un ramo talmente lungo che il visitatore sia costretto a passarci sotto. È un modo per sottomettersi alla forza della natura e richiedere ad essa protezione. Altre piante maschili all'interno del giardino vengono posizionate in zone isolate o particolarmente cariche di significato, ad esempio vicino alle rocce, ad un rilievo del giardino o ad una statua. Queste piante dimostrano di aver faticato per sopravvivere alle forze della natura e, secondo la cultura giapponese, sono portatrici del concetto wabi-sabi. Piante da fiore. Queste sono piante prettamente femminili. Sono portatrici del concetto di bello, rappresentano la bellezza della natura e sono la parte sinuosa ed elegante del giardino. Simbolicamente, però, rappresentano anche la pazienza di madre natura che lavora così tanto per raggiungere una bellezza effimera che dura solo per poco tempo e che poi finisce. Allo stesso modo ne rappresentano anche l'audacia e la forza che essa ha nel ricominciare ogni volta rigenerandosi. Una pianta tipica, considerata anche la regina del giardino Zen, è l'azalea, ma ci sono anche gli splendidi ciliegi che mostrano tutta la loro bellezza in primavera. Piante a foglia caduca. In Giappone la più famosa, ma anche la più sacra, pianta a foglia caduca è l'acero. È una pianta molto lenta nella crescita e in autunno la caduta delle sue foglie diventa un evento pieno di significato, quasi religioso. Un'usanza giapponese, infatti, è quella di non raccogliere mai o spazzare via le foglie d'acero prima che dall'albero non sia caduta l'ultima foglia. In genere, però, sono molte le piante usate per i giardini Zen, addirittura anche i fiori. Degni di nota sono infatti il bambù, il pino, il muschio, il ginkgo biloba, il ginepro e vari tipi di erbe collocate appositamente per creare delle siepi e piccoli boschetti.